Ci troviamo esattamente in via Macherione a Calatabiano, siamo praticamente nel cuore del centro storico, a pochi metri dal luogo in cui è avvenuto il tragico fatto di sangue. Ecco, i vicini di casa nell'abitazione del fermato non sanno descrivere bene il ragazzo, sono un po' impauriti, ma comunque confermano che in quell'abitazione abitava appunto il fermato accusato dell'omicidio della donna, della 75enne di Calatabiano, ovvero Paolo Cartelli. Ma che tipo è questo ragazzo? Mi stavo chiedendo, signore. Normale, tranquillo. Ma l'hanno visto quindi che era lì, solo per questo motivo. E la madre è andata pure assieme a lui? Soltanto lui? E la madre è rimasta ora in casa la madre no. Ma lavorava questo ragazzo? Lavora? Fa qualche So che cosa? lavorava. So che lavorava. Dove? Non lo so. Di lavorava però. Un ragazzo bravissimo, cioè non si spiega un gesto del genere come possa essere accaduto. No, non stiamo chiedendo soltanto delle informazioni così, sommarie, per come sappiamo abitava in questo palazzo, che tipo era sto Ma ragazzo? qua, No, 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 ci l'ultimo mancherebbe, è l'ultimo piano. piano. Ma che tipo era sto ragazzo? Mi stavo chiedendo, signore. Normale. Molto socievole, una persona aperta alle Ma discussioni. conosceva la vittima lui? Conosceva questa signora? La frequentava forse? No, questo non glielo so dire. Di sicuro io so dire che lo conosco da sempre io. Anzi, mi sembra che prenda una piccola pensione. Ha problemi di è disadattato, ha problemi un po'.